Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Karim e oggi facciamo un aggiornamento e un riepilogo su come sta andando il mio piano di accumulo in ETF su DeGiro per vedere soprattutto che rendimento sto ottenendo, cosa avrei potuto fare per aumentare la performance e che cosa sto facendo esattamente in questa difficile situazione di mercato e che farò anche nei prossimi mesi se la situazione continuerà ad essere così. Essenzialmente, per chi se lo fosse perso, a luglio 2021 ho iniziato un piano di accumulo in ETF su DeGiro utilizzando però una strategia diversa dal semplice classico piano di accumulo per come è spesso conosciuto, ma utilizzando un'altra modalità che aveva lo scopo di massimizzare i rendimenti ma soprattutto ridurre i rischi, ossia il value averaging, che non mi metterò qui a spiegare nuovamente nel dettaglio come funziona, ma vi lascio alla fine del video un altro video in cui approfondisco di cosa si tratta nello specifico e come fare per implementarlo. Ma per chi non sa proprio di che cosa stiamo parlando, essenzialmente è una modalità di investimento che permette di investire a rate mensili come il classico PAC, ma investendo un importo variabile in base alla condizione di mercato in quel momento, al contrario del classico PAC in cui si investe sempre la stessa cifra ogni mese, e nel concreto investendo di più quando il mercato ha un momento negativo e di meno quando il mercato ha un momento positivo, così da aumentare i rendimenti su quel capitale investito nel lungo termine e ridurre soprattutto i rischi non investendo quando i mercati sono in una fase molto positiva. Il mio piano di accumulo, come molti di voi sanno, consiste di un solo ETF, il WWCE di Vanguard, un ETF con esposizione internazionale, e ti linko qui sopra il video per approfondirlo anche, ed ho iniziato a depositare un importo nell'intorno di 500 euro al mese da luglio 2021. Dico nell'intorno perché i depositi in questi mesi sono stati appunto variabili in base alla strategia che ho adottato, anche se non hanno fluttuato eccessivamente come potete vedere, variando da circa 400 a 700 euro al mese massimo. Questo sia grazie ad una situazione abbastanza stazionaria dei mercati che non hanno avuto una volatilità eccessiva soprattutto su questo indice, escludendo l'ultimo mese chiaramente, sia perché investendo poi in quote intere di ETF tramite DeGiro ho dovuto sempre approssimare il numero di quote che acquistavo, ossia se secondo la strategia dovevo investire 440 euro e ogni quota costava 100 euro ne compravo solo 4, investendo in totale 400 euro, visto che con DeGiro non si possono comprare frazioni di ETF. Ma c'è stata comunque un po' di variabilità che ha permesso comunque alla strategia di applicarsi e di funzionare di fatto, e la performance attuale è del -1-2% circa. E mentre editavo il video mi sono reso conto che sono cambiate tantissime cose rispetto a quando ho registrato. Sono passate 2 settimane e i mercati in queste ultime 2 settimane sono tornati a salire, così come anche il mio piano di accumulo inevitabilmente, e la performance attuale del mio piano di accumulo è nell'intorno del 2%. Ma comunque ti lascio qui sotto uno screen al momento in cui lo inserisco all'interno del video. Tutte le considerazioni però che ho fatto successivamente a questo punto rimangono comunque valide ed esattamente le stesse in generale, anche con una performance leggermente maggiore come adesso, ossia il PAC è in pari e il leggero negativo anzi allo stato attuale dopo aver raggiunto un picco massimo dell'8% circa a dicembre ed essere poi sceso per tornare in pari o perdere qualcosa in questo ultimo mese di febbraio-marzo. Personalmente, in una situazione di mercato come quella in cui ci troviamo a causa della situazione internazionale e di tutto un discorso su questo che se volete possiamo fare, era difficile di fatto aspettarsi che da luglio ad ora si potessero ottenere dei rendimenti migliori, visto che tutti i principali indici come il Nasdaq sono significativamente in negativo di più del 10% dalla data di inizio del PAC ed anche lo Standard & Poor's 500 è più o meno allo stesso livello di luglio. Quindi paradossalmente, seppur non portandomi a casa nessun rendimento significativo, almeno per quanto riguarda la performance sono soddisfatto in generale perché è rimasta in linea con quella del mercato, ossia dello Standard & Poor's 500, cosa che non è assolutamente scontata soprattutto per un piano di accumulo che comporta costruire la posizione e mediare il prezzo anche durante la salita di mercato. Ma il rendimento è stato per me buono, considerando anche che l'ETF che ho scelto, il WWCE, è molto più diversificato geograficamente dello Standard & Poor's 500, che investe solamente in America, il che in questi difficili mesi a livello internazionale ha premiato per certi versi, o almeno non ha comportato rendimenti inferiori. E un motivo per cui la strategia potrebbe non aver funzionato particolarmente bene è perché non avete ancora lasciato mi piace per l'algoritmo di YouTube, che non ha nessuna correlazione col mio piano di accumulo, ma che aiuta enormemente il canale a mostrare questo video sempre a più persone, e se lo farete vi ringrazio. Ma quindi i rendimenti attesi sono più o meno in linea con quello che ci si poteva aspettare, ma quello che per me è normale chiedersi a questo punto è che cosa sarebbe successo se avessi fatto un normale PAC e non adottando la strategia del value averaging, e in particolare
che rendimenti avrei ottenuto, in modo da vedere se il merito fosse stato dell'ETF o anche di fatto della strategia. Per cui mi sono messo lì ed ho fatto una simulazione per vedere che differenza ci sarebbe stata utilizzando lo stesso ETF e facendo un normale pack mensile di 500 euro al mese, e quello che è emerso è una differenza di 1,5 o 2 punti percentuali circa sul totale. Infatti il normale pack sarebbe stato ora in negativo del -3-4% e quindi leggermente più basso di fatto del mercato, che è una differenza decisamente bassa, soprattutto se consideriamo che quest'altra strategia, il value averaging, è comunque decisamente più difficile da realizzare e implementare, e in più è dispendiosa anche in termini di tempo. Ma è anche normale che sia così, considerando che ho iniziato da 7-8 mesi in totale e che sto investendo in uno strumento decisamente non volatile anche, il che non ha dato tempo a questa strategia di lavorare e di portare un vantaggio che si può considerare significativo anche. E per questi motivi mi aspetto che questa differenza si allargherà con il tempo, in cui il value averaging sovraperformerà, ossia supererà in termini di performance il normale piano di accumulo, almeno per quanto riguarda il capitale investito. Mentre per completezza, se considerassi invece l'ipotesi in cui avessi investito il capitale tutto insieme all'inizio, ossia questi 4.000 euro circa investiti tutti dal primo momento, conosciuto come lump sum o PIC, avrei ottenuto orientativamente lo 0% di rendimento, considerando che l'ETF è tornato allo stesso punto di luglio, e sarebbe stato anche questo un risultato in linea con l'indice Standard & Poor's 500. Ma chiaramente questo richiedeva avere il capitale disponibile sin dall'inizio e avrei in generale corso un rischio più alto in questo breve termine, visto che avrei investito tutto il capitale insieme, al contrario di averli dilazionati nel tempo. Ad ogni modo, tutte e tre le strategie, normale pack, value averaging o lump sum, hanno tutte quante svantaggi e vantaggi, e ad ogni modo secondo me la strategia ideale per ogni condizione di mercato ahimè non esiste, e dipende dalle vostre preferenze individuali, dalle disponibilità economiche e anche dalla situazione di mercato. Come avevamo già discusso nel video in cui spiegavo il value averaging in generale, è una strategia che serve a ridurre il rischio e aumentare la performance almeno sul capitale investito, ed era il motivo per cui, considerando che ci trovavamo ai massimi storici a luglio con una crescita inarrestabile che andava avanti da mesi e mesi, e considerando anche che ho un altro pack normale, ho scelto di utilizzare questa strategia. Se volete posso fare un video anche più approfondito su questo e spiegare perché nel dettaglio ho scelto di usarlo, con anche le principali obiezioni che vengono fatte a questa strategia, e così che possiate scegliere se può fare per voi o meno. Ma ad ogni modo, salvo i rendimenti, ci tenevo a fare questo video proprio ora in cui le cose non stanno andando proprio bene e il pack ha perso diversi punti, anche se in realtà potrebbero andare anche peggio nei prossimi mesi o magari recuperare nelle prossime 2 settimane, nessuno può saperlo, e onestamente per questo tipo di investimenti è per me anche inutile fare delle predizioni in questo senso, visto che anche in particolare questa strategia si adatterà alla situazione di mercato, soprattutto per il value averaging, nonché voglio anche sfruttare il vero vantaggio di un piano di accumulo, ossia il poterlo fare in modo completamente semplice e automatico, senza provare a fare timing del mercato o investire attivamente, e di fatto continuerò ad investire quindi così. Ma è chiaro che se dovesse scendere in modo ancora più significativo di un altro 5-10%, considererei anche ingressi più aggressivi su questo pack anche. Ma in tutto ciò, quindi, per ricapitolare, io che ho fatto negli ultimi mesi e che cosa intendo fare ora? Negli ultimi mesi ho investito normalmente con i classici depositi e continuerò ad investire ancora nei prossimi. In questi mesi in cui poi tutto è sceso significativamente, in accordo con la strategia di fatto, ho iniettato un po' più di liquidità e farò così anche a marzo, visto che siamo tornati più in basso dei livelli di luglio, ma tengo e terrò ancora liquidità almeno fino ad un potenziale -30 o -40% addirittura, che non mi auguro assolutamente, ma che è per me il caso pessimo di collasso che anche storicamente è accaduto sui mercati. E seppur lo scenario attuale non lascia pensare questo fortunatamente, e seppur se succedesse sarebbe probabilmente perché nel mondo è successo qualcosa di ancora peggiore di quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, preferisco nel mio caso comunque tenerlo sempre in considerazione almeno come uno scenario possibile e non andare all in alla prima discesa magari del 20%. Questo chiaramente considerando però anche il capitale che riuscirò a risparmiare in questi mesi. E dico tutto questo non per far investire qualcuno di voi o per fare la stessa cosa, per carità, questo non è un consiglio ma è solo la mia preferenza di investimento, e volevo solamente condividere quello che faccio io e non penso sia la soluzione che tutti devono adottare. E personalmente, come un po' tutti, non ho nemmeno la benché minima idea di che cosa succederà, soprattutto nel breve termine. Ti lascio qui al lato quel video in cui parlo di come ho fatto ad automatizzare completamente il mio piano
di accumulo. Detto questo, ragazzi, grazie mille per avermi seguito e per il continuo supporto che mi date. Sentitevi liberi di aggiungermi anche su Instagram e lascia un mi piace per l'algoritmo di YouTube. Iscriviti per non perderti altri futuri video come questo e noi ci vediamo la prossima settimana in un prossimo video. Ciao!